Quante persone ho incontrato in Italia che mi hanno chiesto se venissi da quella città in cui è stato ammazzato quel prete? Sì, Don Roberto. Quanto più passa il tempo, tanto più si mantiene e si sviluppa il suo ricordo e la devozione alla sua persona, la stima per la sua opera. È un prete stimato e tanto amato da tutti, anche se con motivazioni diverse. Penso perciò che l'abbondino d'oro sia frutto di una scelta che nasce dal basso, da una storia ampiamente condivisa da coloro che hanno collaborato con lui, ma soprattutto dalla gente comune che ricorda Don Roberto, lo apprezza, lo ammira e lo invoca.